Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, finalmente vi mostro gli acquisti del mese di maggio, perché lo so che siamo al 2 di giugno al momento in cui sto registrando questo video, ma non ho avuto un altro momento libero, diciamo, per registrare, e non vedevo l'ora di mostrarvi anche questa maglietta, ma dopo ve la mostro meglio, che indosserò al Bologna Air Show nel caso qualcuno dovesse essere presente. Diciamo che mi vedrà con questa maglietta e credo proprio che sarà la base dei miei video. È stupendo, è il mio logo di Instagram. Allora, vi devo mostrare alcune cose, però vi devo dire due cosine prima di iniziare. Allora, numero uno, spero che non sentiate in sottofondo il condizionatore, perché l'ho appena acceso e diciamo che fa un caldo tremendo, quindi spero che non lo sentiate in sottofondo. E seconda cosa, vi devo mostrare alcuni manga, però sfortunatamente, dato che questo mese non potevo comprare troppo e i manga che avevo in casella erano veramente tantissimi, ho dovuto un po' smaltire, quindi sono andata in fumetteria e ho deciso che cosa prendere e che cosa no. È stato un momento dolorosissimo per me, perché ho dovuto scegliere appunto fra alcuni manga. È stato davvero davvero difficile, però vabbè, insomma, ne ho presi alcuni li ho lasciati là e li prenderò il prossimo mese, tra cui lo spoiler già, Bokura no Suzuki, e non mi ricordo il titolo italiano, però comunque uno yaoi che aspettavo da davvero tantissimo tempo e sfortunatamente ho dovuto lasciarlo lì. Spero anche che in sottofondo non sentiate il mio compagno, il mio amoroso, che sta giocando alla PlayStation, però vabbè, non avevo altro momento per registrare se non questo. Quindi bene, direi che iniziamo con gli shoujo, poi andrò avanti con gli shonen e infine, come al solito, gli yaoi. Allora, partiamo subito con il primo shoujo ed eccolo qui, Shirayuki dai capelli rossi, quindi Akagami no Shirayuki Hime, volume 14, e siamo arrivati già al 14esimo, incredibile ma vero. L'ultimo volume mi era piaciuto particolarmente, ve l'ho praticamente spoilerato tutto praticamente sulle storie di Instagram, però mi era piaciuto tantissimo. Edito dalla Star Comics al prezzo di 5,50 euro, e niente, quindi lo continuerò assolutamente, come vi ho già detto. Spero in futuro che lo shoujo si riprenda un attimo, perché trovo che ultimamente sia sceso veramente in basso, però insomma, questo sicuramente lo continuerò, perché appunto ho visto l'anime e ve l'ho già detto mille volte, io lo adoro tantissimo. Il 13esimo volume appunto mi è piaciuto davvero tanto, quindi lo continuerò senza nessun problema e senza ripensamenti. Perciò abbiamo Akagami no Shirayuki Hime volume 14 e lo posiziono qui. Poi, andando avanti, un altro shoujo che speravo di averlo veramente in frettissima, ed è Queen's Quality volume 15 della grandissima Motomi Sensei, edito dalla Star Comics, sì esatto, al prezzo di 4,50 euro, lo potete vedere qui. E niente, voi sapete quanto io adori Kyosuke Motomi, è una delle mie mangaka preferite e i suoi disegni sono veramente pazzeschi. Adesso sfortunatamente è un volume cartonato, nel senso che non c'è sovracoperta e non è neanche molto flessibile, quindi cercherò di aprirlo il meno possibile per non danneggiarlo, però come potete vedere i disegni sono bellissimi e voi sapete che io l'adoro, quindi sto comprando appunto Queen's Quality perché è uno dei miei lavori preferiti della Motomi. Trovo che sia riuscita a creare un'opera piena di diciamo aspetti fantasy, ma non solo, è uno shoujo davvero tanto carino, perché appunto c'è anche la componente amorosa qua dentro, tanto romanticismo, però è una storia molto particolare, cioè non esiste un'altra storia del genere. Ve ne ho parlato anche, credo di averlo probabilmente recensito in un post, ma non vorrei dire una cavolata, e ve ne ho parlato sicuramente in qualche video collezione manga, e è uno dei miei preferiti, bellissimo, a parte Electroshock Daisy, sempre della stessa mangaka, che quello lì proprio è il top del top dei suoi lavori, però anche questo non è assolutamente niente male, è stupendo. E finalmente, dopo non so quanti mesi, è uscito anche il 15esimo. Dovrei informarmi un attimo e capire in Giappone quanti ne sono usciti, perché sinceramente non ve lo so dire, però spero che continueremo comunque a vederli nelle fumetterie il più velocemente possibile, se non dovessimo essere in pari col Giappone. Quindi Queen's Quality volume 15,
E abbiamo anche finalmente Rosenblood volume 2, questa volta carrellata di Star Comics, perché anche questo è edito Star Comics, al prezzo di 6,90€. Lo potete vedere qui in alto, e anche questo è un manga poi nuovo, in realtà non so se è definito manhwa, perché gli hanno dato questa grandezza che praticamente è la grandezza standard dei manhwa editi in Italia. Quindi io quando ho preso il primo volume non me l'aspettavo assolutamente grande così, però comunque ho letto il primo volume, è stato un po' particolare perché non me l'aspettavo così, è un po' confusionario, un po', non so, certe vignette, certi disegni secondo me non dovrebbero stare lì, diciamo così, però la storia tutto sommato mi è piaciuta, si parla di vampiri e si parla di vampiri, io sono la prima a comprare il manga perché lo trovo un argomento stupendo, poi le storie sui vampiri sono stupende, non tutte, ma mi piacciono bene o male ogni tipo di storie, diciamo così, non scarto nulla e leggo sempre tutto. Quando ho saputo di Rosenblood l'ho voluto comprare, anche perché insieme al primo volume c'erano anche tre cartoline, se mi ricordo bene, o due. Fatto sta che l'ho voluto comprare per quello, e poi la storia mi era piaciuta, ho detto vabbè, sono cinque volumi, quasi quasi me li compro tutti e spero mi piacciono. Ecco, comunque adesso siamo al secondo. So che è già stato rimandato l'uscita del volume 3 perché doveva uscire a giugno, forse lo fanno uscire a luglio. È un gran peccato, però vabbè, insomma, ultimamente ci sono un sacco di problemi di stampe e cose varie, ecco, quindi di conseguenza attenderemo. Quindi Rosenblood volume 2. E adesso passiamo agli shonen. Allora, qua abbiamo Tokyo Revengers volume 14, edito dalla J-Pop al prezzo di 6,50€, eccolo qui in basso, e pazzesco, nel senso che non mi erano piaciuti tipo due volumi perché non era successo chissà che, ma negli ultimi due volumi mi ha emozionato tantissimo. Proprio stamattina ho letto il volume 13 e mi è piaciuto da matti. Ora cercherò di sfogliarlo velocemente per non far spoiler a nessuno, però è una storia che mi sta prendendo veramente tantissimo, e voi sapete quanto io abbia difficoltà a leggere gli shonen, eppure Tokyo Revengers è di una facilità disarmante in lettura per me. E sono molto contenta, non vedo l'ora di vedere anche l'anime della seconda stagione. Non è ancora stato annunciato, ma io ci spero vivamente di vederlo il prima possibile, anche perché ci sono alcune scene che animate saranno meglio, assolutamente meglio della versione del manga, diciamo, quindi molto statica nonostante sia stupenda. E quindi niente, non vedo assolutamente l'ora, anche perché nell'ultimo volume finalmente vediamo Mikey, nell'ultimo, nel senso l'ultimo uscito, quello che ho letto io, il 13esimo, c'era Mikey e finalmente lo vediamo anche in tutta la sua bellezza, ma non dico altro per non fare spoiler. E niente, quindi Tokyo Revengers volume 14. Questo lo mando avanti. Poi finalmente ho comprato uno shonen che non vedevo l'ora di comprare, e questo vi devo un attimo, prima di mostrarvelo vi devo dire una cosa. Io ho guardato la prima stagione, perché in realtà è una prima stagione divisa in due parti, di 86, e posso dire che me ne sono perdutamente innamorata, cioè io non posso neanche spiegarvi, cioè lo sogno anche la notte. Io adesso sono nel mood di voglio comprare tutto di 86, anche se è una cosa che potrebbe non piacermi. E alla fine quindi ho deciso, dopo tanti ripensamenti, credo di avervelo detto anche in altri video unboxing, dopo tanti ragionamenti, finalmente l'ho comprato, un po' d'impulso, e abbiamo il volume 1 di 86, il volume 2 di 86 e anche il volume 3, l'ultimo uscito. Tutti e tre appunto sono editi da J-Pop, credo che abbiano tutti lo stesso prezzo, 6,50, 6,50 e 6,50, sì, esatto, lo potete vedere qui in alto. Allora, adesso ve li sfoglio molto velocemente. Io non ero molto convinta di comprare il manga, perché nonostante, scusate, ho appena visto una cosa stupenda,
Ah, perfetto, ho già Crunchyroll, quindi non mi servirà questo foglio. Comunque, io ho pensato molto se comprare il manga, perché l'anime si basa totalmente sulla light novel. Io sto pregando chiunque di portare la light novel, perché comunque so che J-pop porta in Italia i romanzi, ma sto aspettando l'annuncio del romanzo di 86, cioè io lo voglio troppo, e sfortunatamente anche in inglese è difficilissimo recuperarlo. Ci ho provato in tutti i modi, ma anche in molti stati è già introvabile, sfortunatamente. E quindi alla fine ho detto, va bene, anche se il manga è un po' diverso e magari non del tutto simile alla light novel, perché poi è se avevo capito bene, era l'anime che si basava sulla light novel e il manga che si basa sulla light novel ma anche un po' sull'anime, quindi è tutto un casino, ma alla fine per il mio amore spropositato verso 86 non ho potuto fare a meno di comprarlo. Non l'ho letto neanche in scan, quindi non so neanche se la storia sarà lontanamente simile all'anime, però mi è piaciuto da matti, cioè era da molto tempo che non vedevo un anime che mi trasmettesse queste emozioni. È stato veramente bellissimo vederlo, sono in attesa di un annuncio della seconda stagione, spero arriverà il prima possibile, ma anche lì non ne sono molto sicura. Spero più che altro, appunto, come vi ho appena detto, che J-pop porti le light novel tradotte in italiano, perché veramente sarebbe una goduria per me, dato che li sto leggendo in inglese e mi stanno piacendo tanto, nonostante io odi i romanzi, le light novel, e non riesco a leggerle. Eppure si vede che essendo di 86 sto facendo tutto con estrema facilità. Quindi niente, finalmente nella mia collezione ho 86 e sono felicissima di questa cosa, voi non potete neanche immaginare. Poi con gli shonen abbiamo finito, adesso iniziamo con gli yaoi. Sfortunatamente di alcuni ho dovuto lasciare in fumetteria qualcosa, però vabbè, ve lo mostro lo stesso. Allora, il primo che vi mostro l'ho aspettato tantissimo e finalmente è arrivato. Contrast di Itz, edito dalla Flashbook, finalmente, al prezzo di 7,50€, però è un volumone, ragazzi, cioè è enorme. Adesso magari vi faccio vedere in confronto a 86, cioè lo potete vedere, è praticamente con due volumi sono. E allora, sto notando subito che è di una leggerezza incredibile, cioè non ho mai sentito nessun manga così leggero, nonostante sia bello grosso. Allora, Contrast l'ho aspettato tanto, avevo letto tempo fa la sua versione in scan, diciamo, e mi era piaciuto davvero tanto. Sono molto felice che la Flashbook l'abbia portato e anche che sia fatto molto bene come edizione, perché la carta è veramente leggera. Stavo guardando se c'era qualcosa sotto la sovracoperta, ma no, ok. E non vedo assolutamente l'ora di leggerlo, perché in scan è un conto, averlo fisicamente è un altro. È talmente leggero che ho paura che in mezzo a tutti gli altri yaoi magari vada un po' a rovinarsi, perché qua ci mette 2 secondi a piegarsi tutto quanto, però vabbè. Costa appunto leggermente di più, però ne vale assolutamente la pena. Vi farò assolutamente il post recensione non appena lo leggo, e credo che sarà uno fra i primi, perché comunque è un volume unico, lo mangio in 2 secondi questo qua. E niente, quindi appunto sto notando anche che sono rovinate alcune pagine, perfetto, sempre io becco le falle, diciamo, cose così, perfetto. E niente, quindi ho Contrast di Itz, volume unico. Poi finalmente inizia anche lui, Sasaki Tomiyano, in italiano per fortuna ha lasciato tutto uguale, hanno solo cambiato il to in e, quindi Sasaki e Miyano, volume 1, edito dalla Planet, al prezzo di 7€, ecco, questo è un prezzo veramente incredibile, perché insomma, se notate la differenza, cioè questo 7,50€, questo 7€, e guardate quanto è sottile. Anche rispetto a 86,
cioè, nel senso, lo notate? Vabbè, comunque, lasciamo stare. Questi qua sono i prezzi di della Planet e non ci possiamo fare assolutamente niente noi, sfortunatamente. Allora, Sasaki Tomiyano, io ho visto l'anime, mi è piaciuto da matti. Quando ho saputo che l'avrebbero portato, mi sono emozionata molto, perché è uno yaoi, in realtà è più uno shonenai, o boys love, perché ormai tutto viene racchiuso nel termine queer e boys love, quindi non dico nient'altro, e l'ho trovato veramente di una dolcezza infinita. Io non credo di aver mai letto niente del genere, nel senso che è tutto veramente stradolce, stracarino, straromantico. E poi, insomma, un protagonista che legge boys love, quindi un bellissimo fudanshi, è veramente un toccasana, perché ormai si vedono solo delle grandissime fujoshi, tipo me, quindi donne che leggono yaoi, ma esistono anche i fudanshi. E ne sono veramente felice, è una storia veramente carina. Non so quanti volumi saranno, non credo neanche che sia terminato, secondo me è ancora in corso, ci sono già un bel po' di volumi, però almeno così andremo avanti nella storia. Adesso ho visto anche che è uscito proprio stamattina il key visual della storia degli altri, dei personaggi secondari, diciamo così, adesso non mi viene in mente come si chiamano. Però vabbè, insomma, non vedo l'ora di leggerlo. Mi dispiace molto che sia tipo volume sottiletta, mi ricorda un po' Watakoi questa cosa, a parte la grandezza del volume, perché Watakoi aveva un formato molto più grande, tipo manhwa. E niente, quindi abbiamo Sasaki Tomiyano volume 1. Finalmente il grandissimo volume 11 di Finder, cioè devo commentarla io questa cosa. Devo davvero commentarla? Asami, bellissimo! Questo in particolare è il volume che si chiama, scusate non l'avevo neanche letto, Limite Estremo nel Mirino, volume 11 appunto, come vi ho appena detto, edito dalla Magic Press al prezzo di 8,50€. Questo perché ho preso l'edizione deluxe con il con l'albetto allegato. Allora, Finder mi sta piacendo da matti, so che c'è gente che ancora non lo conosce e io mi sento malissimo. Anche persone che seguono gli yaoi, cioè, nel senso, questa è una storia veramente da leggere, è bellissima. Vado molto veloce perché le scene esplicite ci sono e sono molto esplicite. E ve lo sfoglio proprio velocissimamente. Mi dispiace appunto che Magic Press abbia questi volumi molto rigidi. Anche quando li leggo faccio una fatica immane, cioè nel senso faccio appunto anche solo a sfogliare, veramente è difficilissimo. E niente, comunque sono felicissima che sia arrivato questo. C'era anche un'altra versione venuta solo su Amazon con invece della copertina di Asami c'era Fei Long. Questo però è un'edizione variant, ho deciso di comprare solo quella di Asami perché diciamo mi interessa lui e non ho intenzione di comprare una variant solo per una copertina quando l'intero volume è uguale a parte la copertina, quindi ho deciso di comprare solo questa. Vi mostro anche un attimo l'albetto allegato, non che ci sia chissà che, se è chiaro, però insomma tanta tanta roba, adoro. Quindi abbiamo Finder volume 11, eccolo qui in tutto suo bellissimo splendore. Poi andiamo avanti, abbiamo quasi finito, mancano giusto due cosine, sono due box. Una magari potete anche già immaginare di che cosa si tratta. Allora, la prima è questa box fantastica, Cupid Shock, bellissima, della Minta. È una box edita da Star Comics al prezzo di 13€, lo vedete qui. Eccolo qui. Ovviamente ho preso la copia fallata, cioè io ormai non lo dico più, vabbè, lasciamo stare noi, mi stai zitta. Allora, la box contiene due volumi del manga. Adesso se riesco ad aprirla senza rovinarla, perché tanto è già rovinata, ma vabbè. Con anche la cartolina, cioè sono bellissimi, stupendi. Questo è uno yaoi che io ho letto in scan, credo un anno e mezzo fa. Mi era piaciuto davvero tantissimo. Mi pare fossero usciti anche altri capitoli, ma io non li avevo letti, non mi ricordo perché.
Comunque, quando è stata annunciata, cioè nel senso bellissima, poi la box io dovevo assolutamente averla. Questo appunto è l'opera principale Cupid Shock, e questo invece è il sequel Cupid Shock, com'è che si chiama? Chase, appunto, cioè una bellezza incredibile e infinita. Adesso ve li sfoglio giusto un attimo velocemente, perché non so cosa, non mi ricordo se c'erano scene particolarmente esplicite o altro. Comunque è una meraviglia. A parte che l'ho trovato molto particolare come storia, nel senso che non credo di aver letto qualcosa di simile anche in giro, anche se è uno scolastico, perché tutto si basa su uno slice of life scolastico. Non ho letto i suoi generi, a parte il fatto che come categoria uno yaoi, vabbè, quello lì è la categoria finalizzata alla lettura del manga, quindi a persone interessate allo yaoi. Però i suoi generi credo che fossero tipo scolastico, slice of life, romantico anche, stracarini. E niente, quindi sono molto contenta di averlo preso. Questo non me lo sono fatta assolutamente, non me lo sono fatta scappare. Quando infatti sono andata in fumetteria, mi ha detto va bene, ok, decidiamo un attimo che cosa mettere via, me l'ha mostrato, ho detto immagino che tu questo lo vuoi, hai capito benissimo. Infatti io questo lo dovevo avere, l'ho aspettato per davvero tantissimo tempo e finalmente è uscito. Adesso cerco di non rovinare niente, perché poverino già fa una fatica immane questo coso a rimanere in piedi. Mi dispiace di aver avuto proprio la copia fallata. Ok, dopo circa 50 anni sono riuscita a metterlo via. Ovviamente ho notato che anche il volume di Cupid Shock era un po' fallato, ma vabbè, sempre le mie solite gioie, eviterò di commentare oltre questa cosa. Comunque, in tutto ciò, quindi abbiamo Cupid Shock, la box della Minta, stupendo. E infine, ultimo, ma non per importanza, perché lui finisce sempre ultimo e non so perché, sfortunatamente, perché è uno dei miei preferiti, abbiamo la box di BJ Alex. Questa è la quarta box, anche qui rovinata, cioè lo potete vedere il bordo? Si vede che questo è il carico sfortunato, io non capisco. Vabbè, comunque abbiamo la box, la quarta, contenente i volumi 7 e 8, Dio, non riesco neanche a mostrarveli per bene, di BJ Alex. Chissà se dentro c'è anche, come al solito, l'illustration. Esatto, cioè stupenda, stupenda. Molti adorano la copia secondaria, adesso non mi viene in mente, lui è BJMD, non lui, intendo l'altro broadcaster, però non mi... Ecco, esatto, lui è Chan Hu, e io ovviamente ho sbagliato a dargli il nome, ma io non ce la posso fare a ricordare i nomi dei personaggi, è proprio un mio limite. Comunque, in ogni caso, io preferisco assolutamente Ji-Woon e Dong-Yoon, quindi la coppia di Alex, e mi sta piacendo tantissimo, come mi era piaciuto anche nelle scan, non posso dire altro, a parte che alcune tavole sono a colori, cioè la qualità di questa box è veramente incredibile. Eccolo qua, vi mostro anche questo volume. Appunto, vedete che alcune pagine sono a colori, bellissime. Adesso, mentre lo metto via, vi dico il prezzo. Questa box costa $19.80, aspettate un attimo, eccolo qua, perché appunto c'è dentro il volume 7, il volume 8 a 10 euro l'uno praticamente, più l'illustration card. Adesso li metto via e vi mostro per un'ultima volta i manga che ho comprato. Ok, perfetto, questi sono tutti i manga che ho comprato nel mese di maggio. Devo essere sincera, speravo di mostrarvi anche gli altri, però sfortunatamente appunto non sono riuscita a comprarli. E niente, questi sono appunto tutti i manga che ho comprato, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e volevo anche mostrarvi un attimo prima la maglietta, prima di salutarvi. Ok ragazzi, ecco qui la maglietta, potete vederla in tutto il suo splendore, cioè io la adoro. Questo è appunto il mio logo con anche scritto Otaku dalla nascita, il nome del mio profilo Instagram. Quindi niente, con questa vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, spero di avervi tenuto almeno un pochettino di compagnia, e ci vediamo poi il prossimo mese per chi verrà al Bologna Nerd Show. Io ci spero tantissimo di vedere tante persone al Bologna Nerd Show, perché personalmente io lo adoro di più di Luca, devo essere sincera, perché è più piccolo, cioè molta roba e non è pienissimo di persone, insomma si riesce anche a girare senza strapazzarsi con gli altri.
Quindi niente, io vi ringrazio appunto tantissimo per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo mese al Bologna Nail Show, farò uscire anche ovviamente un video a tema, magari se compro qualcosina ve lo mostro e poi magari faccio anche un video mentre sono là, perché no? E ci vediamo appunto al prossimo mese, grazie mille a tutti, ciao ciao!